Ragazzi, ma a voi questo vi sembra una scheda Arduino normale? Guardatela bene, guardatela bene. No, che non è normale, perché qua sopra, a parte che c'è una copertura in plastica, non c'è altro che un'altra scheda. Guardate qua, una scheda che appunto non è altro che un display LCD 16x2 che conosciamo benissimo. E questa robetta qua, che come vedete è fatta in casa perché i collegamenti li ho fatti io, non lo so quanti mila anni fa, semplifica di molti collegamenti perché avrei dovuto fare tutto questo a mano. Invece adesso prendo un Arduino normalissimo. Trovo la dritta, diciamo, di questa scheda, la posiziono sopra e semplicemente schiacciando così, voilà, abbiamo creato la nostra shield personalizzata. Con zero collegamenti, guardate, adesso abbiamo un display collegato ad Arduino con zero collegamenti. Solo che, come ho fatto vedere prima, questa robetta qua non è molto elegante, no? E vi ricordate quando in questo video qua abbiamo visto come progettare una scheda come questa per il braccio robotico? Sì, ma dove sta questa scheda? Sta qua, mi è arrivata, quindi adesso andiamo a vedere più che altro qual è la sensazione di avere una scheda, un circuito stampato personalizzato. Come avrete intuito dal nome di questa scatola, lo sponsor di oggi è PCBWay, che è un fornitore leader per quanto riguarda i circuiti stampati e quindi le PCB, sia per aziende sia per privati, e offre una vastissima gamma di soluzioni per progettisti, per hobbisti, per maker, per giovani che fanno video su YouTube che nessuno si caga come me, e insomma nel settore dell'elettronica in generale. Ma la cosa più bella è che realizza i vostri sogni, perché vi ricordate che noi nel video eravamo così speranzosi di un giorno poter ottenere questo circuito stampato per il braccio robotico e finalmente adesso ce l'abbiamo. Poi tra l'altro questo è un circuito stampato, no? Quindi fanno servizio di PCB e vabbè, lo sappiamo, anche perché PCBWay è famoso, è inutile che ve ne parlo io. Ma loro praticamente le assemblano anche, cioè se voi gli dite che componenti ci vanno sopra, pigliano i componenti, li comprano, li assemblano e poi ti mandano tutto già pronto, tu non devi fare niente, devi solo goderti il tuo progettino, fai da te. Ah sì, vabbè ragazzi, non mi commentate questo buff. Però per esempio, se vi serve un'incisione laser, una fresatura, qualcosa del genere, loro fanno anche questo. Però mo basta, andiamo ad aprire sto coso. Allora, vabbè, a parte qua il polistirolo, eccetera, eccetera. Eccole! Wow! Guardate qua. Ecco qua la schedina che noi abbiamo progettato nell'ultimo video. Io non so se voi vi ricordate, se l'avete visto, però questo qua l'abbiamo fatto proprio noi. E ne sono 10, guardate, sono super sottovuoto. Ma bando alle ciance, andiamo a creare una prima shield. E poi che ci hanno dato più? Ah, un ottimo righello che in realtà, ragazzi, può essere molto utile perché guardate qua. Sul righello praticamente sono mostrate diversi tipi di piedinatura. E poi, tra l'altro, qua dietro, tipo, esatto, ci sono le dimensioni dei microcontrollori più famosi. E anche, per esempio, questi fori possono essere molto utili per misurare le componenti. Ciò che c'è più? Ah, ok. Vabbè, dai, uno stemmino PCBWay che a noi non ci interessa. Che vabbè, in realtà l'unica cosa che ci interessa è andare a creare una shield. Bello, questo colore nero è molto bello. Guardate qua. Si riescono a vedere anche le tracce. Dai, sono fatte molto bene. Poi sono spessi il giusto, eh. Non sono come quelle bruttissime mele fori che mostro io nei video. Guardate qua, c'è anche la scritta braccio robotico. Bellissime, cioè. Per quanto riguarda la fattura, cioè, sono fatte proprio bene. E rimanete fino alla fine del video per scoprire come averle anche voi gratis. Sul serio, eh. Perché tanto a me una ve ne serve, non 10. Qua ne ho chieste 10. Ma per voi mi sa che è giunta l'ora di trasformarla in qualcosa di davvero utile. Allora, per chi si fosse perso il video, noi per creare una scheda per il braccio ci servono 6 servomotori. Guardate, i servomotori hanno questo connettore a 3, è molto semplice, e quindi basta uno di questi cosini qua per connetterlo. Vedete, si fa così, entrano perfettamente. Quindi 6 andranno qua per i 6 motori del braccio robotico. Poi praticamente ci serve il modulo HC05 per il Bluetooth che io non ho, quindi userò un bellissimo RTC perché tanto ha la stessa piedinatura, adesso lo facciamo solo per prova. Poi ci servono le due resistenze, una e due, e poi ci servono i piedini per inserirlo all'interno dell'Arduino 1 e poi vedremo cosa ne esce. Ah no, mi sono dimenticato il pulsantino che andremo a spiaccicare qua perché come vedete qua questo non c'ha i buchi, ho voluto provare. Allora, procedo a posizionare i piedini, ovvero questi qua, vedete, da 3 per i servomotori. Mi posiziono uno qua, perfetto, si regge da solo. Giro da questo lato e vado senza indugio, su segugio. No, scherzo, vado senza indugio a saldare. Perfetto, il primo è fatto. Ma andiamo a saldare la parte più grossa, ovvero il modulo HC05, che non è un modulo HC05. Quindi lo inserisco, ma wow, quanto è bello quando le cose vanno tutte dentro alla perfezione.
E vabbè, qua si tratta di fare la stessa cosa, insomma, niente di eclatante. E voilà, anche questo pezzo l'abbiamo montato, ma ci mancano le due resistenze qua. Ok, vai con la prima, bello, che bello, che bello. E poi vai con la seconda. Poi le premo un po' col dito, così che qua le allargo, così si stanno in posizione, non rompono le scatole a nessuno. E poi 1, 2, 3 e 4. Voilà, ecco qua questa super antenna, che ovviamente è un gioco per dire che tutto questo eccesso non ci serve. E quindi faccio secchi i piedini, pulsantino o push button, e poi abbiamo quasi finito. I piedini per il THT, ovvero True Hole Technology, praticamente per andare nei buchi. Ma visto che a me così non serve, praticamente devo appiattire qua, devo appiattire il pulsantino. Non è una particolare scelta, diciamo, relativa a esigenze, è solo così per provare. Quindi adesso che abbiamo questo pulsantino un po' stremato, guardate. Allora, in teoria io lo potrei posizionare qua, dove c'è proprio il simbolino del pulsantino, e saldarlo normalmente, cioè, anche se ci taglierei un po' le zambette, olè. E poi in realtà sapete che cosa ci faccio? Ci passo un po' di stagno qua, prima. Tra l'altro, cioè, è una delle schede su cui io penso abbia saldato meglio, perché è incredibile come attacca bene lo stagno. Vabbè, è anche vero che è nuova, solitamente io non saldo su schede nuove, però ho appena scoperto che io non sono capace a fare sta cosa. Quindi compratevi, fatevi fare le schede con i buchi per i pulsanti, se non siete capaci come me. Per esempio sto avendo difficoltà. Mi dà fastidio che questo rombo non sia parallelo. Però vabbè, lo lasceremo così, ecco, diciamo che è una bella cacata per come l'ho saldato, però va bene. Oh, il condensatore è un problema, perché originariamente doveva essere piatto, mentre questo non è piatto, cioè sì, è piatto, cioè è piatto nel senso in piedi, ecco, invece questo è sdraiato. E quindi provo a portare questo di qua, no, non ci arriva, questo di qua, no, non ci arriva. Vabbè, insomma, va a finire che alla fine lo dovremo mettere così. Vabbè, che forse non è manco un problema. Allora, aspettate, no, aspettate, dovete prima la polarità, madonna. Fa solo il bordello di qua e va bene. Solo che qua poi ci dovrebbero essere gli altri pin, e no, dei servi, quindi non va bene. Se invece faccio così, non è bellissimo, ma neanche bruttissimo, quindi è a posto. Ecco, diciamo, sì, non è la soluzione più esteticamente pagante di tutte, devo essere sincero, però ci dovrebbe andare bene. Perché? Perché noi siamo maker, siamo appassionati, non siamo ingegneri, condensatori, no, non siamo persone precise, siamo gente che deve far funzionare le cose e basta. Quindi io mo ti saldo così, e se funziona bene, se no troverò un tuo fratello, un tuo parente più piccolo e ci metto quello. Uno e due. Addrizza un po' ste radici del condensatore. E questi li taglio non proprio subito, ecco, li taglio un po' all'altezza e poi li piego, che me frega, per poterlo recuperare volendo. Poi ci mancano tutti questi altri piedini, però. Vedi come li faccio a fare in piedi, mo? Sti sei cosi. Infatti sono caduti tutti. Vabbè, userò la tecnica dello stagno sospeso. Cioè che lo stagno si tiene da solo in aria. Non mi basta che stanno in piedi, poi li saldo correttamente. Ok, beh, oh, non è manco tanto male. Solo che ci dobbiamo mettere ancora i piedini principali, ovvero quelli per Arduino. Ma io non li metto tutti, no? Guardate dove vanno le piste. Li metto solo dove vanno le piste. Solo che visto che non mi ricordo, va nel mio articolo che trovate in descrizione, tra l'altro, quali sono i pin che effettivamente erano collegati e quali no. Allora, sono collegati dal 3 al 10 dalla parte dei pin digitali, mentre dal reset all'ultimo negativo prima di Vin dalla parte, insomma, dell'alimentazione. Vabbè, dal 5 al 10 questo pezzettino ce la faccio? No, devo prendere per forza questo. In realtà sì che ce la faccio, o no? Vabbè, non lo so. Fatto sta che Arduino non ha la pedinatura classica delle componenti, quindi questo lo devo spezzare e metterlo qua. D'altro lato, vedete che bello progettare le cose con i pin vicini. Tipo in questo caso noi dobbiamo aggiungere solo altri 5 qua. E abbiamo finito. Questa è la nostra shield personalizzata per Arduino 1. Solo che dobbiamo andare a vedere se funziona. Quindi, prima di tutto, stacco il saldatore. Pronti? Ci do una bella stretta. E voilà! Sì, ragazzi, si incastra perfettamente. Guardate qua, non sborda di un millimetro. Cioè sì, in realtà forse sì, però a noi non ci interessa. Ed ecco come si creava una shield personalizzata per Arduino. Io sono davvero contento, perché questa cosa potrà semplificare la vita a tutti i maker che vorranno effettivamente replicare il progetto che abbiamo visto su questo canale. E se vuoi scoprire come venirtela a prendere qua dove sto io, gratuitamente, leggi la descrizione. Leggi la descrizione, venitela a prendere, facci un braccio robotico,
vediamolo insieme, modifichiamolo, facciamo un sacco di cose. Ringrazio PCBWay per avermi dato il supporto per realizzare questo video. Li ringrazio anche per il fatto che sono stati davvero velocissimi, cioè noi abbiamo progettato la scheda in quel video che vi dicevo all'inizio di questo video, poi gli ho mandato il file, poi c'è stato quel problema che avete visto a metà video per quanto riguarda la stampa di questa scheda, e poi pochissimo e mi è arrivato, tipo 7 giorni o 15 giorni, ma poi per questo tipo di qualità io avrei aspettato anche molto di più. Ragazzi, è più qualitativa questa Play o quella vera di Arduino originale? Questa è una domanda alla quale è difficile rispondere, anche perché comunque Arduino penso che se le faccia fare in Cina. Poi scopriamo pure da PCBWay, chi lo sa. Vi mando un bacio,